ritroviamo così, che si torna a scuola il 14 settembre, non si sa come. È così, purtroppo non potrei anche rispondere con amen, nel senso che purtroppo se c'è un disastro, e lo dico insomma sapendo la delicatezza della situazione, dell'inaudita gravità del momento, però insomma la scuola veramente è rimasta a lungo dimenticata, sembra meno importante appunto di altre cose di cui abbiamo parlato questa mattina, e in verità insomma anche questo poi riguarda, oltre che la vita dei ragazzi, la vita delle famiglie, la possibilità di trovare un equilibrio. Insomma, io ho molto apprezzato di poter stare con mia figlia che va alle elementari in questi mesi. Forse è un momento che ricorderemo quando, no? Fra qualche anno, come un momento in cui abbiamo condiviso tante cose, tra cui anche la benedetta didattica online, sulla quale poi forse anche qui ci vorrebbe un po' di lavoro, no? Per renderla un po' più accattivante, coinvolgente, anche efficace, perché non si può fare lezione a scuola come si fa dietro uno schermo, insomma bisognava e bisognerà, forse speriamo poco, ma inventarsi qualcosa. Dopodiché anch'io penso, come accennavi nel passaggio precedente, c'è bisogno di un grande impegno, di un grande investimento. Se ci sono delle risorse, mettiamole per sistemare gli spazi scolastici. Sappiamo che gli studenti sono diminuiti rispetto alla mia generazione, ad esempio, che alcune città, alcuni comprensori sono già pronti, ecco, diamo a loro la possibilità di farlo. Che si arrivi alla fine di giugno dicendo ai presidi vedete un po' voi, è abbastanza, come dire, inquietante. Io spero che su questo non soltanto la ministra ma tutto il governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio, vogliono dedicare l'impegno maggiore di queste prossime settimane. Però come dicevamo prima, il problema è sapere anche come stanno le cose davvero, quali sono le previsioni più probabili, perché anche dire con leggerezza un giorno sì, un giorno no a scuola, andare e venire, un pezzo a casa, un pezzo no, è abbastanza inconcepibile per una vita familiare lavorativa, no? E anche per i ragazzi sarebbe fonte di, secondo me, di stress e di confusione totale. Quindi insomma io spero davvero che ci sia da parte di tutti, e in questo caso auspico la partecipazione di tutte le forze parlamentari, ecco, su questo vorrei un governo di unità nazionale. Per la scuola ci sia bisogno davvero di un passo in più. È vero che tutto è stato difficile e complicato, però insomma sono passate anche tante settimane, è finito un anno scolastico, abbiamo preso le misure con questa pandemia, forse è il caso di avere delle idee più forti, ecco. Ruocco, dicono